Non è successo, ma sarei andato volentieri a confessare l'onorevole Moro. Gli volevo bene. Questo ha ribadito più volte davanti alla commissione bicamerale d'inchiesta sull'uccisione dello statista Monsignor Antonello Mennini, interrogato circa l'ipotesi che al tempo del sequestro Moro fosse stato lui il prete, a cui anche i brigatisti hanno fatto riferimento in alcune occasioni senza farne il nome, che avrebbe confessato il parlamentare democristiano prima della morte. Ma il religioso, che 37 anni fa era un giovane sacerdote di Roma che aveva conosciuto lo statista all'università dove Moro insegnava, ha negato, dando però ai parlamentari della commissione un elemento nuovo. Lui non era l'unico canale di collegamento tra le Brigate Rosse e la famiglia Moro. La signora mi disse: non tutti quelli che sono stati chiamati a fare questo compito si sono comportati come lei, cioè che venivano direttamente da me o dalla famiglia, ma sarà stata anche in buona fede, io non voglio giudicare nessuno, tra l'altro non conosco chi siano, ma si recavano prima le forze dell'ordine. In particolare ci sarebbe stato un canale fondamentale che sarebbe venuto meno, a detta di Monsignor Mennini, proprio pochi giorni prima dell'omicidio e a cui le BR avrebbero fatto riferimento nell'ultima telefonata al sacerdote, quella in cui indicavano il luogo del ritrovamento della lettera di addio. Il percorso di questi 37 anni ci rafforza l'idea del canale di ritorno. E ci dice che molto probabilmente questo canale di ritorno è lui. Oggi viene fuori che è un'altra persona, vedremo di rintracciare quest'altra persona.